Perché adesso il gioco non è questo, è tu che mi devi sistemare. Perché sei malvagia. Ti calica, ha tirato un cuore. Sei malvagia. Ah, ma dici davvero? Che figata! Così vediamo quanto parliamo. Ok, aha. Ma quindi è sorta o non è sorta? Secondo me è sorta. Un pelo, è un po'... Vedi perché si vede. Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale. Io sono Greta e oggi sono qui con Sofia. Sofia! Direttore di Sofia. Esatto. Oggi sono qui, lei anzi, a casa mia. Sì, sono qua e come ho già detto, sono qui. Gentilmente Greta mi regalerà la sua libreria una volta che andrò via. Assolutamente no. Però la lasciamo che si illuda, almeno rimane. Per un altro video. Un'altra oretta, diciamo. Sì. Siamo qua, in realtà abbiamo già girato diversi video per il suo canale, quindi vedrete tutto. Seguiteci perché prossimamente uscirà di tutto di più in entrambi i canali. Cioè oggi abbiamo solo girato, abbiamo materiale per i prossimi 200 sì. anni. Anche a Natale, l'abbiamo anche già a Natale, detto. Abbiamo sì. Oggi siamo qui per fare un video che richiederà nuovamente l'uso di questa. Perché vogliamo portare il livello del conoscere la tua libreria al posto. Livello successivo. Quindi io anche questa volta sarò bendata. Questa volta però ci sarà, invece che cercare, finalmente starò ferma, per il mio bene, sarà lei a cercare dei libri e a leggermi l'incipit e io dovrò scoprire che libro è, riconoscere anzi che libro è. Che io ne prendo più di uno perché sennò tu senti dove sì, li chiedo. Sì, va bene. Lei si venda, io intanto cerco. Allora, cioè tu ne prendi 3.000, sì magari 3.000 no perché poi dopo li devi mettere a posto e mi senti il colpo. Ma che, tanto li ho già sistemati stamattina una marea, perché lei è arrivata e mi fa, Greta devi spiegarmi tutto. E io, vabbè, allora spiegagli Percy Jackson, spiegagli... Ma sono tanti Percy Jackson, non è colpa mia. No, sono troppo. Allora io mi sono messa lì e ho spiegato tutti gli yaoi belli, ragazzi, adesso devi leggere Purpurea Noxa. E se vi piacciono le cose spinte e esplicite, e anche le cose con lupi manari, well, con le ombre. Ma io posso prendere anche quelli che non sono i primi, no? Ma certo. E tu li indovinerai lo stesso? Certo, proprio certo, certo. Perché ne prenderò alcuni, dovete sapere che io non ho letto. Perché altrimenti non è divertente. Cos'è, Percy Jackson? Io l'ho letto. Non hai letto le serie dopo? Non conta. Mi dai calci? Non è che ti dai calci. Anche la telecamera non si vede, ma me li davi. La tua parola contro la mia. Mi bullizzi nel mio video? Quanto sei cattiva. Aspetta, ci sono quasi. Vai, tanto. Allora. Faremo tutto molto veloce, questo tipo con la vocina. Tutto ok? Sì. Sembri una veggente in questo momento. Dov'è la mia tazza? Allora, io non dirò ad alta voce ovviamente i titoli, perché altrimenti lei sentirà. Vabbè, allora gli fai vedere la copertina. Ti faccio vedere la copertina del primo. Sei pronta? Vai. Ti leggerò anche il titolo del capitolo se c'è. Ok. Ma qui non c'è, è uno. Cominciò la sua nuova vita tirandosi in piedi, circondato da un buio freddo e da un'aria viziata che sapeva di polvere. Udì un rumore sferragliante metallico. Un fremito violento scosse il pavimento sotto i suoi piedi. Il movimento improvviso lo fece cadere. Poi si trascinò all'indietro, a gattoni, con la fronte imperlata di sudore nonostante l'aria fredda. Batté la schiena contro una parete di metallo duro, contro cui scivolò fino a incontrare l'angolo della stanza. Si lasciò cadere sul pavimento e tirò le gambe al petto, stringendole forte nella speranza che gli occhi si abituassero presto all'oscurità. Quanto devo andare avanti? Hai qualche clou? Allora, ho un vago ricordo, perché quando mi hai parlato della ferrovia c'ho qualcosa che mi stuzzica, però non... siamo sicuri che io l'ho letto? Li hai tutti, non lo so. Quindi è una saga. Se vuoi va salto un paio di righe. Vai un pochino avanti. L'ascensore buio salì oscillando avanti e indietro, rivoltando lo stomaco del ragazzo ormai inacidito dalla nausea. Poi si sentì pervadere i sensi da un odore di nafta bruciata che lo fece stare anche peggio. Voleva piangere ma non trovava lacrime, riusciva soltanto a starsene seduto lì da solo in attesa. Mi chiamo Thomas, pensò. Cavolo, Maze Runner al buio! Brava! Ok, il primo! Il primo! Ma ti giuro, ma no, non ho capito per il nome, eh! Se pensavo allo sferragliare, lo leggevo, che cosa! E poi quando ho capito in attesa al buio, ho capito, ok. In attesa.
Ok. Lui si chiamava Thomas, davvero? Thomas nel film l'hanno chiamato. E hanno cambiato il nome nel film. No, mi sembrava fosse Thomas, però è stato compreso lì. Completamente cancellato. Ok. Questa la indovini facilmente. Ah no, forse non è questo. Ah, perché questo è il prologo. Prologo. Oddio. Londra, aprile 1878. Vabbè, così. Il demone esplose in una pioggia di fluido e viscere. Vabbè, ti dico le origini. Cioè. Sì, infatti non potevo, perché la prossima parola era Will Henry. Cioè, hai detto proprio. Un po' sgamabile. Beh, però non è il primo, perché inizia con Tessa, sarà forse il secondo, il principe. Mi dispiace avvisarti, ma è il primo. È il primo? Perché Tessa è nel primo capitolo. Non è nel prologo. Il prologo non me lo ricordavo nemmeno. Io me lo ricordo, però non dico perché. Perché si vede. Ci sono. Dai, mettilo a fuoco, tesoro. No, 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 non metti a fuoco la mia faccia, mettiamo col video. Senti a fuoco nero! Mettilo a fuoco! È che se lo metto davanti alla mia faccia smette di mettere. Ok. Ok. Ci siamo. Allora. E noi siamo a fuoco? Sì, noi siamo a fuoco. Uno. Vado in crociera con gli esplosivi. Questo è Percy Jackson qualcosa. Sicuro. E quale? Vado in crociera con gli esplosivi. Non lo so, vai un pochino avanti. La fine del mondo cominciò con un Pegaso che atterrava sul cofano della mia macchina. Fino ad allora era stato un pomeriggio fantastico. Tecnicamente non avrei dovuto guidare, perché mancava ancora una settimana al mio 16° compleanno. Ma mia madre e il mio patrigno, Paul, avevano portato... È l'ultimo. Quindi? E lo scontro finale. Bravo! Vabbè, già quando diceva la fine del mondo, sì, è chiaro che era un ultimo. Ma io quanto sono sgamata? Ma dovevo cercare di capire se era l'ultimo della seconda o della prima. E invece? È l'ultimo della prima. Ok. Andiamo un altro. Pronta? Vai. Vediamo se metto a fuoco. Mettilo a fuoco, bambolina. Inizia a far male la testa perché mi dondolo e mi... Non ti dondolare. Non dondolo. Era una canzone con le cose che dondolavano. 10 elefanti si dondolavano sopra il filo di una ragnatela. Però il ritmo non era questo. Noi facciamo. Un elefante si dondolava sopra il filo di una ragnatela. E per rendere la cosa interessante andarono a chiamare un altro elefante. Due elefanti si dondolavano allora sopra il filo di una ragnatela. Capitolo 1. Nel tardo inverno dei miei 16 anni, mia madre ha deciso che ero depressa, presumibilmente perché non uscivo molto di casa, passavo un sacco di tempo a letto, le leggevo infinite volte lo stesso libro, mangiavo molto poco e dedicavo parecchio del mio abbondante tempo libero a pensare alla morte. Innamorata di un angelo, Federica Bosco? Nope, assolutamente no. Però so quello qua che di cui stai parlando, mi sa. È quello... Aspetta. Vai. Tu vai, penso io te l'ho trovato uno di Federica Bosco. Eppure mi è familiare, eh? È per sì, forza. Dai, era nella tua libreria. Addio. È un'altra frasina? Sì, ti scusi, io ho cambiato libro intanto che tu parlavi. Certo che ti leggo un'altra frasina. Aspetta che la trovo un'altra frasina. Sugli opuscoli che parlano di tumori o nei siti dedicati, tra gli effetti collaterali... Ah, oh, mio Dio, ma è colpa delle stelle! Brava! Ne ho un altro. Vai. Ok, guardatelo a tutti quanti. Tra l'altro lo metto tutte le volte davanti alla tua faccia. se no vi continuate a fuoco me. Questo, allora... ed ecco il file che mi ha fatto quasi ammazzare, direttore. Eviterò di annoiarla con l'elenco dei database saccheggiati, degli anni luce saltati o degli adorabili mocciosi rimasti orfani durante la compilazione. La nostra tariffa spiega da sé il livello di difficoltà. Allora, parlando di file, ti direi Lumine o comunque Gemina. Però Gemina avresti fatto un casino della Madonna a toglierlo, quindi no. Quindi viene da dire Lumine perché si parla di file, ma secondo me non è. E invece lo è! Non so neanche te dando i punti, però stai andando strabene. Vabbè, allora più o meno ne è rimasti altri 4. Poi sceglieremo se continuare. Vai, metti a fuoco, tesoro. Non toccare. Ok, adesso fuoco. Ci siamo. Vai. Ho appena visto uno spoiler. Vabbè, tanto l'hai detto, no? Sì, dopo devo chiederti una cosa, però.
Ok. Vabbè, che devi prendere subito. Capitolo. No, perché se no ti faccio spoiler. Ok, giusto. L'archivista. Le vecchie dimore hanno un'anima, si sente spesso dire. Su Anima, l'arca in cui gli oggetti prendono vita, le vecchie dimore avevano più che altro la tendenza a sviluppare un carattere. Vabbè, ma questo era Fidanzati in inverno. Esatto, sono quattro, non sono tre. Di che? Libri. Di che? Di Fidanzati all'inverno. Sono quattro. Pensavo solo tre. Cioè, aspetta, mi ricordo i colori, cioè quello dopo quelli di adesso che è verde. E quelli l'ho visto fino lì, che non l'ho visto prima. Che è uscito anche da poco, abbastanza, sai che no? Ah, allora forse non l'hanno ancora fatto uscire. No, anche in Francia è uscito l'ultimo, mi sa che sono quattro. Sì, comunque forse te li ho fatti troppo semplici, ne stai indovinando tutti. Allora. Uno. E dai, se mi compri una macchina adesso, poi rimane a te quando vado al college fra 2 anni. Praticamente nuova di pacca. Fece, non dico il personaggio, se no è vero. Con una punta di ottimismo. Purtroppo per lei suo padre non la boccava. Se per lo stato del Massachusetts è normale che una ragazza di 16 anni prenda la patente, attaccò Jerry, 16 e mezzo, lo corresse. Starcross. Quanto è brava. Come fai? Beh, Jerry, quando si parla di papà c'è solo lui. Ah, davvero? Ma pensa, anche io proprio. Più poi l'ho letto tante volte Starcrest, che già. Cioè, quindi ti ricordi? Sì, dai, che lei vuole uscire, c'è subito la parte che sono sul traghetto. Vero? Eh. Pronta? Sì. E vedi, però se ti leggo il titolo forse capisci subito. Vabbè. Che titolo? Capitolo 1. Akos. I fiori del silenzio Ah, vabbè, ma qui sei Viscera, perché non è il titolo, è il nome di lui. Questo è. Vabbè, capitolo 1. Questo è Cave the Mark. Non è colpa mia se è scritto il titolo, io lo leggo, sono corretta. Gioco, non gioco sporco. Avresti dovuto. Non si gioca sporco. Vabbè, quando serve. Ah, io non ho fatto vedere questo, neanche quello prima. Sì. Vabbè, avete capito. Vabbè, Starcrossed fallo vedere. Starcrossed è molto bello. Molto. Molto bello, sbrucicoso. Mi ricordo che quando uscì c'erano queste pile a spirale che sembravano tipo di DNA, tutte di Starcrossed, e sbrucicavano una marea. Sbrucicante. Sì, bello, bello. Metti a fuoco il libro, non la faccia di Greta che è coperta. Vabbè, avete capito che libro è comunque. Se l'avessi tolto. Ma sono facili! Ho scelto troppo facilmente. Capitolo 1. Il peggior compleanno. Non era la prima volta che scoppiava un litigio durante la colazione al numero 4 di Private Drive. Vabbè, ma se me lo fai così. Questo non è Harry Potter. Non lo so. Visto che hai già detto che hai capito. Però no, Harry Potter non inizia con il compleanno. No, sì. Sì. Quale? Il primo. No, il terzo. No. No. Nope. È il primo. No. Come? No. Il secondo? Yup. Davvero? Cavolo, il secondo è tipo lì, un culissimo, come fate a prenderlo? Mi sono piegata. Più che altro è difficile perché tutti devono citare il protagonista nella prima riga? Vabbè, ma mi fai una X, non mi dici il nome. Vabbè, ma mi è divertente. Ma anche il nome degli altri mi fai la X e via. X oppure beep. 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 Adesso ne scelgo qualcuno che io non conosco. Che non conosci? Sto scegliendo tanto. Così non sai quale poti farò. Questo mondo è piccolo. Non so se li hai letti tutti, quindi proveremo. Ok. Allora. Primo. Vai. Del nuovo. Sperando che non sia subito. Ti metto le X. X. La notte in cui decide di appiccare il fuoco alla cappella della scuola, X non era né arrabbiata né ubriaca. La Shira. No. No? Sei sicura? Sì, vabbè. Questa è una Shira, sono sicura. Giuro. Come no? No. Nonostante che io veda come te il richiamo a quel libro, no. Ah, ok, vai. X non era né arrabbiata né ubriaca. Era il gatto selvaggio. Mi avessi fatto leggere mezza riga in più. Ok. Vabbè, tanto l'ho inzoccato, no? Sì. È stata brava. Allora. Eh beh, le opzioni di scuola, quelle che incendiano, sono poche. Sono poche. Chiunque vi dica che avere 19 anni sia una cosa fantastica è un... Scusa.
sto zitto. Chiunque vi dica che avere 19 anni sia una cosa fantastica è un imbecille. Lo dice perché non si ricorda com'era avere quell'età. Oddio, lo conosco. Non si ricorda come si sente essere costantemente arrabbiati, confusi e diversi. Sbagliati, sfigati, soli. E ne hai preso innamorata di un angelo? No. No? No, se è qui. No, è inutile. Se vuoi te lo prendo. Sì, prendi. No, vabbè, vai. Sbagliati, sfigati, soli e sempre con qualcosa in meno di rispetto agli altri. No, non se lo ricorda perché dopo va anche peggio. È Linoleum Park? No. Dai. Però ti posso dire che l'autrice è molto simile. Sì, siamo lì. Dai. Il tanto desiderato completo... No, dopo ci sono gli impegni, le responsabilità, il lavoro, la casa, la famiglia, le persone di cui occuparsi. Il tanto desiderato pacchetto completo del diventare adulti. Poi me la ricordo bene questa cosa. Peccato che io una parte del pacchetto l'avessi già ricevuta prima del tempo e senza nemmeno chiederla. Eppure mi è tantissimo familiare, me la ricordo proprio bene. È che io purtroppo non so come aiutarti. Non l'hai letto te? No. Posso toccarlo? Sì, dai. Tu l'hai letto? So, cioè, perché proprio ci sono i segnalibri. I si post-it, scusa. Boh, a dirla così mi verrebbe da dire tipo fantasy. No. Però secondo me, allora, mi ricorda vagamente... come si chiama? Carry on, possibile? Perché sono convinta che lui all'inizio è super arrabbiato. No, però... Carry on è nella stessa fila dei bianchi. Però non è bianco. Te lo dico. Aspetta. Nella stessa fila dei bianchi. Mm-hmm. Ma non è bianco. E c'è una protagonista che si chiama Marina. No, Federica Bosco! Lo sapevo che era lei! Giocano! Aspetta, cavolo, aspetta, lo so, tutto in... Ho capito, è quello... Ah, è bianco, grigino con la scritta azzurra. È un sacco bello, sai? Sì. Mm-mm. Tutto? Non mi ricordo quello. Quello che devo fare, che faccio. Siamo? Che siamo. Bello un sacco quello. È vero, la sua fetta c'era prima perché si deve occupare il fratello. Ecco. Vabbè. Adesso questo... Visto che questa no. Dai, metti la fuoco. Bravo, metti la fuoco. Beh, sei pronta? Vai. Prefazione. Prefazione fa parte di questa cosa o no? No. Prologo. Molto tempo fa, la terra brillava anche di notte. L'energia dei fulmini abitava le nostre terre con il suo ronzio leggero, percorrendo impianti e accendendo le stelle artificiali lungo le strade. Ma che hai preso, Cyborg, lì? Ma che hai preso, sai? Come si chiama? Beauty and the Cyborg. Brava! La fila sta diventando pesantemente alta. Ok, facciamo l'ultimo. Vai, fai l'ultimo. Ok, non lo conosco. Ok. Però, cioè, lo conosco perché l'ho visto da qualche parte, ma non l'ho mai visto, davvero. Cioè, non l'ho mai letto. Insomma. Allora, cerchiamo. Non ti leggo i nomi. No. Mia madre mi crede morto. Ovviamente non sono morto, ma per lei è più sicuro crederlo. Almeno due volte al mese vedo il mio poster da ricercato trasmesso sui jumbo schermi, disseminati per tutto il centro di Los Angeles. Sembra fuori posto lassù. La maggior parte delle immagini che passano sono quadretti allegri. È Legend. Brava! È Legend! Hai indovinato tutti questi? Che condizioni. Vai, è bella, facci vedere. Questi non te li ho fatti la prima. No. Vabbè, ragazzi. Aspetta, tieni la prima fila. Vai. Svegna! Beh, non so bene, considerato che non ne ho indovinato uno, io ho avuto difficoltà con Maze Runner. E non hai indovinato Harry Potter. Ah già, non ho indovinato Harry Potter e Federica Bosco. Beh, grave. Vabbè, Harry Potter avevo capito che era Harry Potter. Ma non avevi capito il numero. Gli altri però sei stata molto brava. Gli altri sì, ho quasi subito, Quasi subito, a volte veramente... Però a volte ti ho aiutato, ho detto i nomi. Sì, tipo con Maze Runner.
Però non me lo ricordavo, se mi posso giustificare. Dai, ok, questo era l'indovina i libri. L'indovina i libri. Speriamo che vi possa essere piaciuto. Se vi è piaciuto, fatecelo sapere, che magari lo riproponiamo al contrario. Esatto. La prossima volta sarò io. Questa volta è lei, sta lei, anche perché verrò dalle tue parti prima o poi. Esatto, quindi mi verrà a trovare sia su che giù, una delle tue sì, parti. Su che giù, sì, sì. Facciamo proprio la strada. Esatto. Insieme. In macchina giochiamo. Io guido e tu mi... Ci starebbe, sarebbe carino però. Ci potremmo pensare. Ci potremmo pensare. Attenzione, se, diteci se vi potrebbe interessare, che potremmo organizzare qualcosa. Qualcosa. Detto questo, io vi saluto e vi ringrazio per essere arrivati fino a questo punto. Ovviamente passate dal canale di Sofia, perché anche nel suo sarà pieno di video del genere. Ci siamo divertiti un sacco a farli, sì. Ok. Bene, detto questo, dobbiamo farci le foto? È vero. Dai, ciao 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 ciao. Ciao ciao ciao, ciao. Abbiamo detto anche su Instagram, seguiteci. Seguiteci su Instagram. Ci seguite su Instagram. Oh, no, no, correte a farlo. Correte. Vedete, l'altro video è finito, andate. Vai, vai. Ciao ciao ciao.